Simoni. Che significa questo? È un testo che troviamo negli Atti. Ricordate quando Gesù, promettendo lo Spirito Santo, dice ai discepoli, tornate a Gerusalemme, lì riceverete la forza dall'alto e poi mi sarete testimoni. Noi abbiamo ricevuto la forza dall'alto e noi siamo testimoni. Vorrei dirvi una cosa, in questi giorni sto leggendo i testi dei grandi teologi che scrivono sul rinnovamento, e i quali hanno i punti interrogativi, perché il rinnovamento è portatore di novità nello spirito impensate finora, per cui noi siamo portatori di un patrimonio valido per la Chiesa universale, e se noi non portiamo bene questo patrimonio o lo dissipiamo, noi bruciamo una carta che può essere una chance per il bene della Chiesa. Questo leggevo un libro dove si dice che nei gruppi carismatici c'è un'esperienza nuova, l'esperienza dello spirito, che pone delle novità che la Chiesa non può disattendere e che i teologi sono invitati a studiare, perché ci troviamo di fronte a delle novità assolute che sono patrimonio del cristianesimo, ma che un po' ci sono sfuggite nei secoli passati. Ora, questo ricchissimo patrimonio che i teologi sono chiamati a studiare in profondità per averne la intelligenza, e di cui noi siamo i portatori, ci mette in una posizione di grande responsabilità, perché potremmo vanificare tutto, o potremmo anche dire non ce n'era niente, è stato un fuoco di paglia. Questo non deve succedere, per cui dobbiamo essere coscienti dei grandi valori che portiamo, valori di ordine mistico. Portiamo un'esperienza mistica che finora è stata poco sondata, ma che lo Spirito Santo mette così nella Chiesa e fa portatori noi, quasi portatori ignari di queste grandi ricchezze che abbiamo. Dobbiamo essere molto umili, passare molto tempo in preghiera e stare sempre vicini gli uni agli altri per custodire questo tesoro, per non dilapidare questo tesoro. Ricordate la bella parabola, la prima parabola del Signore, quando il seminatore getta il seme cade sulla pubblica strada. Vennero i corvi e la beccarono, quella semente. I corvi che sono avidi della semente. E quando domandarono al Signore la spiegazione, senz'altro il Signore disse: i corvi sono il diavolo, il quale becca la parola di Dio, perché questa non arrivi a germogliare e poi portare frutto. Per cui il maligno è sempre pronto a vedere la
dove c'è la parola di Dio per beccarla. E questo Maria ce lo troviamo dentro, ce lo troviamo attorno, ce lo troviamo dovunque, il quale ci ruba la parola di Dio e ci toglie i primi frutti che la parola di Dio produce in noi. Sapete quali sono i primi frutti della parola di Dio seminata? L'amore, è gli otto del nostro amore. Ci sono gli uccelli dell'aria che vanno in cerca dei fichi primaticci, e se ci sono molti passeri e passerotti, fichi non ne mangiamo più, perché tutti mangiano i fichi. E allora ci sono, quando ci sono questi uccelli dell'aria che beccano l'amore, dolcissimo l'amore, e se lo mangiano loro, che facciamo se ci viene a mancare l'amore? E con l'amore poi ci viene a mancare la pace, e se ci beccano la pace, che facciamo? E poi ci beccano la gioia, e se ci beccano la gioia, come facciamo? Poi ci beccano la bontà, fino a che ci beccano poi l'equilibrio, non ci capiamo più niente. Vedete che tutti questi uccelli sono avidi dei frutti che germogliano a primavera, e dobbiamo tenere a bada questi uccelli perché non beccano la parola di Dio e perché non beccano i frutti della parola. Bene, allora ritornando al testo, e conserete i miei testimoni, dice Gesù. Adesso abbiamo terminato il seminario e incomincia la testimonianza, incomincia il rinnovamento. Può anche darsi alle volte che il rinnovamento finisce quando finisce il seminario. Tanti si sono laureati in effusione di Spirito Santo, sono arrivati, allora adesso non hanno più bisogno di niente, perché lo Spirito Santo è loro, cominciano a parlare, ad operare, a fare questo, a fare quello. Di norma non si possono compiere ministeri esterni se non dopo 4 anni di rinnovamento. Per cui non vi mettete in testa di andare a fare preghiere nelle case, non vi mettete in testa di fare apostolato qua e là, non vi mettete in testa di fare che cosa, chissà che cosa, quale iniziativa prendere. Dopo 4 anni se ne parla. Ci vogliono, dopo il seminario, ancora 3 anni di cammino. Possono al secondo anno aversi dei ministeri interni al gruppo, ma non ministeri esterni se dopo 4 anni di cammino. Questa è la norma. E allora, fratelli e sorelle, ecco la testimonianza. Qual è l'opera che noi dobbiamo fare? Testimoniare. Che cosa testimoniare? Bene, testimoniare Cristo. Ecco, gli uomini vogliono vedere Cristo. Gli uomini vogliono vedere lo Spirito Santo. Quello Spirito Santo che voi dite, lo vogliamo vedere. Dunque vogliono vedere Cristo. È una sete che hanno gli uomini, anche i pagani. Perché la verità la vogliono tutti. Altro è non sapere dove sia la verità, scambiare la verità per menzogna e far assurgere sul trono della verità la menzogna. Ma sempre porta il nome della verità. E Cristo è verità, Cristo è luce. Bisogna testimoniare Cristo, il vivente, il risorto. E dove vive? Dentro di noi, nella nostra vita.
Dove vive? Vive se opera, nelle nostre opere. Dunque abbiamo bisogno di opere che testimonino Cristo, vive e operante. Abbiamo bisogno, se il mondo ha bisogno, di vedere il Cristo nelle testimonianze della vita. Sono due punti cardini che bisogna avere davanti agli occhi: testimonianze di vita, testimonianze di opere, per mostrare che il Cristo di cui parliamo è vivo, non è morto. In questa testimonianza abbiamo un alleato, che è lo Spirito Santo che è dentro di noi, il quale ci dà la sua operazione, la sua operazione. Egli opera in noi, è lo Spirito di Cristo che opera, però queste opere bisogna vederle, bisogna mostrarle, diceva Gesù, perché gli uomini vedono le vostre opere buone e glorificano il Padre vostro che sta nei cieli. Dobbiamo dare a vedere le opere buone. E quali sono le opere buone che noi facciamo? Le opere dei rinnovati. Il rinnovamento comincia là dove finisce il seminario, in genere, e là dove finisce la riunione. Incomincia il rinnovamento appena usciamo da questa porta, allora comincia il rinnovamento. Il banco di prove, la famiglia, l'ufficio, la strada, il luogo di lavoro, quelli sono i banchi di prova dove noi, la chiesa, la parrocchia, i banchi di prova, se veramente è Cristo che vive in noi. Dobbiamo mostrare Cristo. Dicevano i greci a Filippo apostolo, lo chiamarono perché era Filippo di Betsaida, Betsaida c'erano tanti, era una città molto, insomma, cosmopolita, e allora i greci chiamarono Filippo, che era di Betsaida, speravano un po' di fiducia loro, e gli disse: vogliamo vedere il Signore, così vogliamo vedere Gesù. E allora Filippo un po' si rannicchiò alle spalle e andò da Andrea. Andrea, qui ci sono i pagani che vogliono vedere Gesù, che facciamo? E allora tutti e due, così, Filippo e Andrea, andarono da Gesù e glielo dissero. E Gesù ebbe una bella parola: nessuno può venire al Figlio se non il Padre che li chiama. E nessuno può venire al Padre se non il Figlio che li chiama. Però c'è questo desiderio di vedere il Cristo. L'uomo vuole vedere Gesù, vuole incontrare Gesù. E dove vuole incontrarlo? In noi. Dobbiamo essere noi a mostrare il Gesù vivo. Un Gesù che mostra il suo volto nella nostra vita. E Gesù chi è? È Gesù Cristo crocifisso, morto e risorto. Ieri ce l'ha detto il Signore nell'Apocalisse: io sono l'Alfa e l'Omega, io ero morto e adesso sono vivo, io sono il vivente. Dobbiamo mostrare che Cristo è vivo, vivo nella nostra fede, perché è la fede che vince il mondo, una fede a tutta prova. Dobbiamo essere dei fedeli, ossia dei credenti convincenti, dei credenti convincenti. Dobbiamo convincere il mondo
circa di giustizia e di giudizio. Non sapete che anche noi giudicheremo gli angeli? Noi saremo giudici degli angeli. Non sapete, scritto ancora, che la vostra fede vince il mondo. Che cosa che vince il mondo? La vostra fede. La fede in Cristo Gesù. Ed attraverso la fede che Cristo Gesù mostra il suo vero volto agli uomini che lo cercano. Mostrare il volto di Cristo. Chi ci cammina accanto deve sentire che ha Cristo vicino, deve vedere davanti a sé il Cristo. Ora, se il nostro comportamento, se la nostra vita non è quella di Cristo, noi facciamo la contro testimonianza. Testimoniamo che non ce n'è niente. Tutto quello che si dice, tutto quello che no, tutto questo non ce n'è niente. Perché è dai frutti che le conoscerete. E il primo frutto è la nostra vita. La nostra vita. Una vita di fede. Ancora, bisogna testimoniare che cosa? Bisogna testimoniare l'amore. L'amore. Nel mondo manca l'amore. Non c'è più amore, sapete? Anche tra quelli che si amano, si ammazzano, diciamo, si ammazzano, perché non è che amore. Cioè, esiste questa parola, ma la conviamo noi. In quelli che si ammazzano, non c'è amore. L'amore è tutt'altra cosa. L'amore è sparito dalla terra. Anche sotto il profilo naturale è difficile trovare l'amore. Perché c'è un egoismo, sapete, una ricerca di noi stessi spaventosa. Allora bisogna mostrare l'amore, il volto dell'amore. Perché l'amore? Perché è l'essenza del cristianesimo. Perché l'amore? Perché è lo Spirito Santo. Come mostriamo il volto di Cristo nella fede, dobbiamo mostrare il volto dello Spirito Santo nell'amore. Essere uomini di amore non è l'amore degli uomini. Quanto disti il cielo dalla terra, diceva il Signore, così disti le mie vie dalle vostre vie. E così si può dire dall'amore, quanto dista il cielo dalla terra, così disti il nostro amore dall'amore che va così per la comune degli uomini. Mostrare l'amore, Gesù ce lo diceva, da questo conosceranno gli uomini che siete miei discepoli e che il Padre mi ha mandato, se voi vi amate gli uni gli altri. Dunque la prova che Gesù Cristo si è incarnato, che è venuto in questo mondo, che ha predicato, che è morto per noi ed è risuscitato, e se abbiamo lo Spirito di Cristo, che è l'amore. Chi ha lo Spirito di Cristo, che è amore, può mostrare che il Cristo è vivo e che lo Spirito di Cristo abita in noi. Dunque amarci, mostrare che ci amiamo. L'amore è a cerchi. Quando voi buttate una pietra in una vasca, che succede? Tu non hai fatto mai questa prova? A buttare una pietra in una vasca
E cosa vede? Ecco, c'è un cerchio prima, poi un altro cerchio, poi un altro cerchio. E così l'amore a cerchi. Bisogna prima amarci tra di noi, nella prima società, quella coniugale, che è una società di amore, dove non ci sono leggi, dove l'uno vive per l'altro, una comunità a due, ma dove c'è il terzo, che è il Cristo. E allora debbono cambiare i rapporti tra marito e moglie. E se uno soltanto è fusionato, ebbene quell'uno soltanto deve vincere con l'amore e deve trasportare l'uomo o la donna in questo vortice di amore. E poi con la famiglia, mostrare l'amore in famiglia. Sapete, è il punto più difficile, non perché è più prossimo a noi la famiglia, il marito, i figli, l'amore è più facile. A volte è più facile fuori, anziché, adesso vedremo le difficoltà. Comunque, prima amore in famiglia, poi il secondo cerchio, l'amore nella comunità in cui si vive. Qui siamo in una comunità, va bene? L'amore tra di noi. Poi una comunità più grande, per esempio la parrocchia. Poi una comunità più grande, per esempio la diocesi, oppure anche la comunità palermitana, la nostra città, è una comunità civile. Poi un cerchio più grande, e così sempre, fino ad abbracciare tutto il mondo. Succede però questo, che la facilità di amare è più grande, perché meno esigente e meno impegnative, quanto più il cerchio è lontano dal centro. A me è facile amare, per esempio, un bantù, un 88, uno della pelle nera, uno della pelle gialla. Mi sei fratello, bene, cantiamo. C'è un canto, tu mi sei fratello, tu mi sei fratello. Sì, eh? Vieni qua, mio fratello, vieni qua, mia sorella. No, non è questo. È un po' più facile perché è meno esigente, basta che faccia un atto di amore, basta che se c'è un bisogno io mi privo di un pezzo di pane per darlo a loro, già ho soddisfatto un'esigenza di amore, una cosa buona. Quando il cerchio va, si restringe, diventa Palermo, amare tutta Palermo, e allora ci sono pure i delinquenti, come si amano questi delinquenti, eh? Che cosa faccio per i delinquenti io? Ecco, è un po' più difficile. Quando poi cominciamo, mettiamo con quello della parrocchia, un parroco lo posso vedere, andate. Quei parrocchiani non capiscono niente del rinnovamento, meglio ognuno per conto suo. Ecco, già è un po' cominciano le difficoltà. Più difficile poi il gruppo, lì, qui siamo proprio, siamo ai ferri corti. E viene, il nostro amore viene messo a dura prova, perché ci sono tutte quelle difficoltà di cui vi ho parlato al principio. Ci sono difficoltà interne, ci sono difficoltà dell'ambiente, ci sono difficoltà un po' esterne al gruppo stesso, che ostacolano anche l'amore, l'intesa, difficoltà così sociologiche, difficoltà di naturali, di una diversa estrazione, difficoltà anche dell'uomo vecchio che permane in noi e che ancora non è stato ammazzato. Qualche volta vi parlerò di questo, nelle tre grandi realtà che noi viviamo nel rinnovamento e che sono le tre grandi realtà battesimali che si stanno riscoprendo, che noi stiamo recuperando queste tre realtà battesimali
che erano state dimenticate e che erano già presenti nei padri della Chiesa. Li stiamo un po' rivivendo noi. E che segna tutto il cammino della vita spirituale. Per cui si stanno scervellando questi teologi, questi maestri di spiritualità, che cosa sta succedendo? Comunque, chiusa la parentesi. E allora le difficoltà che noi troviamo nel gruppo sono difficoltà serie, anche a causa dei doni, a causa dei carismi. I carismi distinguono, ma non dovrebbero dividere. Invece succede questo, che i carismi distinguono e dividono. Poi la condotta dello spirito, che è reale una condotta dello spirito, e allora crea un'autosufficienza che non ci deve essere, a danno della disciplina, a danno della mutua sottomissione. Per cui ci sono tanti fattori nella comunità carismatica che ostacolano l'amore, o meglio che lo rendono difficoltoso. Per cui bisogna sudare 7 camicie per mantenere l'unione tra di noi, per fare l'amore tra di noi. Spesso parliamo d'amore, ma amore non ce n'è. In fondo l'amore c'è, ma è difficoltoso l'esercizio dell'amore, perché mettiamo, succede qualche cosa di nuovo, subito questo amore si risveglia, però nella pratica quotidiana l'amore è difficoltoso, specialmente nella comunità carismatica. E allora non mostriamo il volto dello Spirito Santo, non mostriamo l'amore, e non mostrando l'amore non diamo quella testimonianza che Cristo esigeva da noi. I primi cristiani davano questa testimonianza, tanto che i pagani dicevano: vedete come si amano, non avevano invidia, ma vedete come si vogliono bene, che faccia tosta, è un cuor solo, un'anima sola. Noi ci sentiamo di essere un cuor solo, un'anima sola. Padre, Figlio e Spirito Santo, dillo tu. Se siamo un cuor solo, un'anima sola. Invece tante volte può succedere che ogni caffettiera maginoso, e ogni caffettiera è una, ogni testa è tribunale. Ognuno macina il suo caffè. Sì, c'è odore di caffè, però ognuno macina il suo caffè, non è bene. Comunque è difficile l'amore, ma non per questo è meno obbligatorio l'amore, perché è difficoltoso l'esercizio. Bisogna lottare per mostrare l'amore, per vivere l'amore e per dare il nostro contributo alla fede a Cristo da parte di chi ci vede, mostrando unione tra di noi. E allora in questo bisogna aiutarci in due maniere. Si suol dire con gli occhi e con le unghie bisogna aiutarci. Come ci si aiuta con gli occhi? Ci si aiuta facendo un patto di vedere soltanto i lati buoni del fratello e disattendere i lati negativi del fratello. Subito viene lo zero che dice, e allora non andiamo a finire, ognuno può fare che vuole, e poi la lingua perché ce l'abbiamo, e l'occhio perché ce l'abbiamo. Invece no, è un'arma buona vedere il bene del fratello, disattendere il male che è nel fratello. Qual è il motivo? Il bene del fratello di chi è? È di Dio, non è del fratello. E il male del fratello di chi è?
o del maligno, oppure della sua fragilità. Allora che cosa merita di essere veduto e contemplato? Quella che è di Dio, quella che è di Dio. Quello soltanto merita di essere veduto e contemplato. Quello che è dell'uomo cattivo, o tanto più del diavolo, non merita neanche di essere tenuto in considerazione. Ma allora come diceva Filippo, nessuna paura, nessuna paura. Perché se noi cerchiamo il bene, di vedere il bene, e ci vuole molta fatica perché bisogna combattere contro l'uomo vecchio che è noi, che è homo omnilupus, per cui un uomo è più lupo verso un altro uomo, e una donna è più lupa verso un'altra donna. Allora noi combattendo contro il vecchio lupo, noi facciamo trionfare l'amore. E allora noi ci difendiamo facendo questo patto con i nostri occhi. Io ho fatto un patto con i miei occhi di non guardare malamente una vergine, diceva Giobbe, per manifestare la sua purezza. Ho fatto questo patto con i miei occhi di non guardare in malo modo, col cuore corrotto, una vergine. Bene, anche noi dobbiamo fare un patto con i nostri occhi di non guardare il male del fratello, anche che ci sia. Non lo voglio vedere. Del resto nella comunità cose buone ce ne sono. E innanzitutto c'è Gesù Cristo, che è buono. Perché sono di quelli i quali sono disfattisti. Cioè. Un ce ne piglieranno altro. Niente. Uno è peggio dell'altro sono. Qua c'è odore di bruciato. Non ce ne pigliare niente. Tutto, fanno la via. Questo è disfattismo che venne bollato ai tempi di già dell'Esodo, quando quelli che fecero l'esplosione della terra promessa dissero: la terra è buona, ma noi non ce la facciamo, e produssero così il malumore in tutta l'assemblea, in tutto il popolo, il quale disse: allora come facciamo? Torniamo in Egitto. Ecco il disfattismo, meglio prima. Il bene c'è, e qual è il bene? C'è la presenza di Cristo, c'è la presenza dello Spirito, ci sono i segni del Signore, la presenza del Signore, siamo portatori di doni di Dio, non nostri, ma solo di Dio, siamo portatori di carismi, di meraviglie, di portenti, di ciò che facevano i grandi santi, e li facciamo noi peccatori. Quella che non possono comprendere i teologi è questo: come le opere che soltanto erano dei grandi santi, le fa, i pink pallini fanno. E come sto fatto? Appunto per questo si spiegano il perché. Perché non sono le opere dei santi, ma sono le opere di Dio nelle persone. È Dio che le opera, non è il santo che opera. I grandi doni mistici non sono sforzo prometeico, ma sono semplice dono di Dio, il quale è libero di dare che vuole. Questo dimostra la grandezza di Dio. E allora, ecco che noi dobbiamo mostrare questo amore guardando le opere di Cristo, le opere di Dio, le meraviglie che fa il Signore. Poi non è vero che il fratello è poi così brutto, no, tutti belli siamo, va. Ci possono essere i lati brutti, ma i lati buoni ce ne sono molti. Il semplice fatto che si viene qui, si lascia la famiglia, si lascia il lavoro, si fanno tante... è un lato buono. Ma quando c'è un cattivo carattere, che vuoi fare? Cattivo carattere appartiene al vecchio uomo, non appartiene al buon uomo, all'uomo nuovo. Per cui cerchiamo di vedere le opere buone. Se noi ci abituiamo a vedere quello che lo Spirito Santo fa in ciascuno di noi, vede che noi mostriamo un grande amore, perché l'amore cresce. Perché l'amore si alimenta di bene, non si alimenta di male. Il male disgrega,
l'amore unisce. Il bene unisce, il male disgrega. Andiamo all'ultimo cerchio, che è più difficile, marito e moglie. Anche quando tutte e due sono carismatici, poi, e quando poi si tratta di vivere l'amore, è difficile. L'amore più difficile è tra marito e moglie, eppure sarebbe una cosa così facile. Eppure il tuffo quotidiano sono tra marito e moglie. Ma anche l'amore, ma è difficoltoso l'amore. Ci sono tante ritrovate per cementare, ma tante volte, specialmente alcune ritrovate mancano, allora sono guai. Sono cari gatti, con tutta la buona volontà. È lì che noi mostriamo di essere ferrati, di avere l'amore di Dio, se accettiamo il fratello, la sorella, sposo o sposa, se l'accettiamo, se l'accettiamo così com'è, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi pesi, e se noi doniamo a noi, a lui o a lei, noi stesse, perché il padrone mio è lei o è lui, non sono più io, in Cristo Gesù. I limiti sono soltanto quelli che travalicano, sia per ciò che travalica il potere dell'uomo, non ci sono i diritti di Dio. Ma finché non ci sono i diritti di Dio che prevalgono, i diritti di coscienza che prevalgono, l'uomo è della donna e la donna è dell'uomo. E in questo mutuo donazione, perché in comunità c'è sottomissione, lì c'è donazione, allora c'è il bel amore. Dunque, ripigliamo di qua, il più difficoltoso amore è tra marito e moglie. E allora lì, oppure l'amore familiare, lì tutto si vince con la donazione, mutua donazione. Poi in comunità, con la mutua sottomissione e usando gli occhi buoni e gli artigli. Poi, nel cerchio più grande, col servizio da prestare. Ecco, questa è la testimonianza. Servire la comunità ecclesiale, nel luogo dove ci troviamo. Servire la parrocchia, servire la diocesi, servire la società civile. Fare bene il proprio dovere. Ecco, vedete fratelli e sorelle, quale testimonianza dobbiamo dare? Sarete miei testimoni, dice il Signore. Cerchiamo di rendere testimonianza al Signore. E allora noi saremo nello Spirito Santo. Perché chi è che rende testimonianza? Lo Spirito. Lo Spirito rende testimonianza a Cristo. E chi rende testimonianza a Cristo? Il Padre. Il Padre rende testimonianza a Cristo. Noi, rendendo testimonianza a Cristo, siamo col Padre e con lo Spirito. Alleluia.